Le notizie del TG Ora. Grave incidente stradale stamane sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. 4 persone sono morte nell'incidente avvenuto in una galleria sulla 3 in direzione sud all'altezza del chilometro 368. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'auto e un mezzo pesante. A causa dell'incidente il traffico sulla carreggiata sud è stato provvisoriamente bloccato tra gli svincoli di Serra in provincia di Salerno e Mileto di Vibo Valentia, con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant'Onofrio sulla statale 18 e rientro in A3 allo svincolo di Rosarno, lo comunica l'ANAS. Sul posto personale ANAS per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e l'esecuzione dei rilievi da parte della polizia stradale al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile. 2 presunti rapinatori seriali di farmacie, uno dei quali soprannominato il pescatore per il cappello che secondo le indagini usava per mettere a segno i colpi, sono stati arrestati dai carabinieri a Napoli. Si tratta di Giuseppe Bocchetti, 48 anni, e Santolo Ferrara, di 43, entrambi già noti alle forze dell'ordine e ritenuti gli autori di numerose rapine. Ai due viene anche contestata l'accusa di ricettazione, almeno 5 le rapine messe a segno e 3 degli episodi di ricettazione di cui sono ritenuti responsabili. In corso indagini per scoprire se la coppia sia responsabile anche di altre rapine compiute con lo stesso modus operandi. In particolare, Bocchetti usava sempre lo stesso cappello quando entrava in azione. I carabinieri di Caserta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 4 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di furto aggravato. L'attività investigativa, avviata al gennaio del 2014, ha permesso di identificare i presunti autori di 2 furti, per un totale di 4 autovetture di grossa cilindrata ed un valore superiore ai 100.000 euro messi a segno nello stesso anno ai danni di una concessionaria di Caserta. 6 arresti tra ordinanze di custodia cautelare in carcere ai domiciliari, 3 obblighi di firma e 11 denunce a piede libero emesse dal GIP di Rimini. Questo è il bilancio di un'operazione denominata IDRA, svolta dai carabinieri, che vede coinvolti 50 militari e che ha permesso di svelare un intreccio tra Emilia Romagna e ambienti camorristici napoletani, fatto di truffa, riciclaggio, estorsione e bancarotta fraudolenta. Nel dettaglio, l'operazione, avviata nel febbraio del 2013, è stata condotta nei confronti di soggetti tutti italiani, molti provenienti dall'area campana, accusati di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione, all'esercizio abusivo del credito, alla bancarotta fraudolenta, nonché alla fittizia intestazione di beni a nome altrui ed al trasferimento fraudolento di valori, concorso continuato nella truffa e nel riciclaggio. Questo gestito attraverso l'intestazione fittizia di 4 società da parte di prestanome, per le quali si sta ora procedendo al sequestro e alla confisca. Sgominata una banda di romeni che obbligava i propri connazionali, spesso con disabilità fisiche, a mendicare per strada per poi farsi dare tutti i guadagni. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato nella cittadina salernitana e da Caivano, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 3 cittadini romeni ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone. I 3 di 22, 48 e 56 anni sono indagati anche per il reato di riduzione in schiavitù. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un'indagine avviata dalla sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore nell'aprile del 2015. Le indagini hanno portato all'individuazione di un gruppo criminale composto da cittadini romeni dedito alla tratta di persone e alla riduzione in schiavitù. A Bagnoli gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un 30enne responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di munizioni. I poliziotti hanno effettuato un'indagine che ha consentito di accertare che il 30enne era solito portare droga durante il proprio turno in un'attività lavorativa di via Napoli a Pozzuoli. Gli agenti sono entrati nell'esercizio commerciale rinvenendo nella cassettiera di una scrivania cocaina e canapa indiana. L'operazione è stata estesa anche all'abitazione del 30enne. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, auguro a tutti buon proseguimento. Arrivederci.